vorremmo fare una riflessione su quello che abbiamo visto ora, appena adesso, perché possiamo prendere un frammento. Prendendo i frammenti di tutto quello che è stato detto, se ci sia o meno un modello comune che magari sta emergendo. Ecco, quindi abbiamo con noi Alvaro de Oliveira, Krassimira Paskalieva e poi abbiamo Charles Landry, che è un nostro relatore della zona, diciamo, magistrale del dopo pranzo, e poi Nicholas Coristani della Banca Mondiale. Poi oggi pomeriggio ci saranno due sessioni a seguito della sessione di stamane, che entreranno più nel merito dei vari temi che sono emersi. Però vorrei chiedere delle domande. Abbiamo identificato al PowerPoint che sono stati mostrati stamane alcuni dei temi comuni che abbiamo visto, e possiamo magari riparlarne con opinioni diverse per capire se stanno emergendo delle cose comuni. Quello che abbiamo sentito è parlare molto degli spazi cittadini. Ci sono delle strategie emergenti, però ci sono stati anche degli esempi molto concreti, e quindi abbiamo visto piazze, cose fisiche. Allora, succede veramente nei posti reali, e cosa c'è specifico delle città che rende possibile l'innovazione? Vorrei sentire chi è che vuole dare un'opinione sulla creatività. Vediamo se funzionano i microfoni, innanzitutto. Alcune note, considerazioni introduttive sulle informazioni, sulle osservazioni che sono emerse prima. È bello sentire tutte queste ispirazioni, queste soluzioni in corso d'opera. Cioè, è un passo avanti grande rispetto alla comprensione di quello che era il concetto delle smart cities. Quindi è una buona partenza per questa conferenza. Ho una lista per la prossima di desideri, per la prossima conferenza, di come soluzioni hanno cambiato la vita dei cittadini e come ne hanno beneficiato. Quindi possiamo parlare prossimamente delle soluzioni. Ma tornando all'agenda di oggi, al programma di oggi, dato che ho fatto la ricerca nel settore dell'innovazione aperta e anche delle città intelligenti prima, i cittadini vedono quello che sta per arrivare, hanno una percezione della smart city, e questo ovviamente appartiene al contesto odierno. Finora vi sono tre cose principali. Un tema riguarda il cablaggio delle tecnologie e le infrastrutture, e questo riguarda i capitali relazionali, cercando di fare appunto questi rapporti relazionali fra cittadini attraverso questi progetti delle smart cities. E poi c'è il capitale sociale. Quindi queste sono state, diciamo, le tendenze che sono state più evidenti, cioè il contesto delle applicazioni, delle smart cities e degli sviluppi. Ma oggi ci ha portato ad un nuovo punto, vale a dire gli spazi delle smart cities. Questa è una nuova tendenza, e dobbiamo capitalizzare su questo tipo di dibattito, e che sarà provocatorio nel futuro. Vedo due temi diversi: spazi della città e impegnando le persone. Questo appartiene al contesto spaziale delle città, dove i posti appartengono alle persone e sono sostanziali. Alcuni delle presentazioni odierne hanno parlato di smart cities e posti e luoghi. Ora, è interessante quello che ho sentito da parte dell'oratore di Amsterdam, cioè la gente che si organizza da sé. Apparentemente questo è il ruolo del cittadino piuttosto del fruitore o dell'utente, cioè che si organizza da sé in un sistema intelligente. Un progetto solo ha citato l'utenza,
l'esperienza o la percezione o la necessità dell'utente. La discussione è stata sul contesto del cittadino, nel senso delle loro richieste e delle necessità. Ma tornando al spazio, al luogo, devo dire che è interessante. Come nel caso del Firenze, l'organizzazione della rete sociale, la social network, e l'impegno da parte dei cittadini. Poi abbiamo sentito parlare dell'innovazione urbana e l'ecosistema e la Living Lab come facilitatore dell'impegno dei cittadini e o la coprogettazione. Il caso della piccola città portoghese, che ha fatto riferimento a quanto sia importante agli spazi per i cittadini a secondo dei loro diversi storie culturali, è un approccio al nuovo, non è necessariamente la smart city che implichi un coinvolgimento dell'infrastruttura informatica, ma è una coprogettazione e l'utilizzo o il riutilizzo, quindi diverse direzioni che riguardano priorità diverse nelle varie città. Ma adesso mi fermo qui. Alvaro, vuoi dire qualcosa? Puoi passare a rassegna l'intera lista, grazie. Allora, per cominciare, veramente sono deliziato da quello che ho avuto l'opportunità di sentire e mi rallegro e congratulo con tutti, perché questa è stata una delle esperienze più ricche della mia vita, che riguardano appunto le smart cities, ovvero le città intelligenti. Senza dubbio questa è stata la prima volta che il movimento che noi, in cui noi ci siamo imbarcati in queste smart cities umane, cos'altro ci può essere oltre a quello che abbiamo appena sentito? Abbiamo sentito parlare non soltanto dati, infrastrutture e via dicendo, ma veramente abbiamo sentito parlare di esperienze, motivazioni, e come coinvolgere le persone, considerando non soltanto i servizi alla persona, ma coinvolgendo le persone, coinvolgendo i cittadini nella coprogettazione, la co-creazione di questi servizi. E io ritengo che si sia detto qualcosa di importante, e ovviamente le risorse sono importanti in tempo di austerità e in mancanza di risorse finanziarie. È importante essere consapevoli non solo di questo, ma che è importante sapere che ci sono delle soluzioni a basso costo, anche addirittura a costo zero. Quindi abbiamo molti esempi utilizzando anche semplicemente SMS durante la giornata, ne sentiremo parlare di questi esempi. Ma una cosa è importantissima: per avere tali cose bisogna essere aperti, trasparenti, bisogna creare fiducia e bisogna avere un grande entusiasmo e passione, perché senza questo non si ottiene niente. Bisogna non soltanto immettere passione, ma bisogna essere in grado di impegnare, coinvolgere le persone, e con la vostra passione avere le persone con voi e imbarcandovi appunto nelle stesse, a favore della stessa missione, gli stessi obiettivi. Allora, in termini di tecnologie intelligenti, perché questo è il secondo argomento in oggetto, ovviamente le tecnologie sono importanti, naturalmente dobbiamo avere tutte queste tecnologie, una rete tecnologica, se non abbiamo le reti, i sensori che producono dati, ovviamente non possiamo consentire la realizzazione di questi servizi, ma anche in questo senso dobbiamo fare una grande attenzione, dobbiamo stare molto attenti, perché successivamente
Nel pomeriggio entrerò nel dettaglio di questi argomenti, perché siamo abituati ad avere delle reti frammentate, proprietarie, talvolta che realizzano soltanto un servizio. Più recentemente dobbiamo avere delle reti integrate che magari proprietarie che comunque diano dei servizi. Quello che noi discutiamo come idea di infrastruttura, per quello che capiamo ora, è intendiamo come smart city umana, cioè città intelligente umana, ovvero quella in cui vorremmo vivere, dobbiamo avere delle reti con accesso aperto, quindi le infrastrutture, la connettività e i servizi in alto dovrebbero essere indipendenti e gestiti indipendentemente, in maniera indipendente. Questo creerà veramente un'infrastruttura aperta dove appunto queste città intelligenti umane possono sopravvivere. Charles, si è parlato molto di creatività, Charles. Volevo fare alcune riflessioni con poche parole. Chiaramente quello che abbiamo capito è che la città è un acceleratore di opportunità, transazioni e scambi. È quello che abbiamo sentito, quella che è la potere della prossimità anche in termini fisici o virtuali. L'altra cosa molto importante che ritengo sia stata molto interessante e veramente super appassionante rispetto alla completezza è la nozione della convivialità, del retrofitting che sarà un driver di tutti questi progetti. Il terzo punto che ho considerato molto interessante è stato questo ricollegare la città istituzionalmente, fisicamente e così via. Ovviamente questo vuol dire disarticolare i silos, che è stato già citato. L'altro punto è quando si vede una visione omnicomprensiva, come abbiamo ottenuto adesso con queste 14 città, si ha la sensazione di essere come un'aquila o un elicottero. Io mi chiedo sempre perché, quando vediamo queste idee tutte diverse, molte delle quali sono estremamente interessanti, perché non succedono tutte in un posto unico? E questo è quello che dovrà essere il prossimo problema da risolvere, non necessariamente oggi. Quando c'è molta innovazione, quando c'è molta creatività o intelligenza, c'è una dinamica che contrasta quello che succede magari in un posto o in un altro, ma può essere oggetto della nostra discussione. Ma quello che ho sentito oggi, e devo dire per la prima volta, è che si sente veramente questa sensazione di decollo. È veramente molto molto interessante, molto appassionante. Poi dico, le parole contano e quando circolano hanno potere. Ci sono un paio di parole che noi conosciamo, ma voglio sottolinearle per me stessa. Una è stata l'intelligenza collettiva, l'intelligenza sociale, e qualcuno anche ha detto lo scienziato cittadino, cosa che è stata molto importante. Le tecnologie frugali, ci si chiede cosa significhi. Ne parlerò dopo al pomeriggio. Lei l'ha visto in questi esempi? Sì, stavo per dire, sono arrivato un po' tardi e non ho visto tutto, e quindi sarò molto breve, ma parlerò dell'innovazione frugale più tardi. Quello che mi ha colpito è ciò che avete detto prima, e concordo, cioè l'energia enorme che ha luogo, si sviluppa in tante parti del mondo intorno a questo contesto. E mi ha molto impressionato, almeno per me, vedere il rovesciamento del modo in cui di solito parliamo di queste cose. Facciamo queste belle conferenze, pontifichiamo teorie,
E poi ce ne andiamo senza avere un aspetto pratico. E invece è proprio il contrario. Qui stiamo cominciando a vedere le cose che avvengono e cerchiamo di dare loro un senso unitario da questo approccio bottom-up per distillare qualche teoria, il che è veramente interessante. La mia nota un po' di cauzione, insomma di cautela, mi scuso e ne parlerò più tardi, è che vorrei vedere un po' di più. Quali sono i limiti per arrivare lì? Se dobbiamo costruire città intelligenti, smart, comunque lo vogliate chiamare, sarà probabilmente più facile farlo che invece fare, rifare o rimettere o reinstallare tutti i fili e i collegamenti in quelli già esistenti. Perché, insomma, si parleranno dei cambiamenti nei paradigmi e quanto sia difficile cambiare i modelli mentali. Ciò che abbiamo visto oggi sono esempi che richiedono, se volete scalarli, collegarli e dare un senso, un significato. Ci sono dei modi di pensiero molto diversi, delle filosofie diverse. Qualcuno ha parlato del cavallo di Troia. Come si arriva lì? Insomma, per me questa è la sfida più importante che dovremo affrontare. E ne parlerò appunto delle innovazioni frugali più tardi nel pomeriggio, questa è la mia osservazione. Credo che quando si parlava dell'apertura, c'è qualcuno che ha parlato proprio di aprire tutto, no? E quindi veramente un cambiamento epocale nell'amministrazione pubblica e soprattutto, però un altro punto viene dai suoi commenti. Allo stesso tempo qualcosa va indietro che copre qualcosa che abbiamo perso, poi si va avanti e in questa relazione dell'avanti e indietro bisogna sapere che cosa trattenere, cosa buttare e vogliamo sapere come possiamo muoverci in avanti senza distruggere e come si determinano questi equilibri e forse possiamo fare un altro giro? Beh, il concetto dei vari progetti pilota sullo smartness, l'intelligenza. Qualcuno parlava di come usare la tecnologia per migliorare la qualità di vita dei cittadini, ma altri, come il caso di Palermo, hanno pensato dell'intelligenza per la comunità, la collettività, per investimenti a basso costo e come la partecipazione può essere organizzata. Quindi il capitale sociale, il capitale di conoscenze che collaborano insieme con il capitale tecnico per fare questa città smart. E l'idea di apertura, sì, l'esempio di Amsterdam, aprire quindi per facilitare la comunità e i gruppi di autoaiuto nei cittadini e altri, invece parlano di aprire le menti, quindi non si tratta solo di dati aperti, ma anche del settore pubblico che si apre, diventa trasparente, quindi il back office non è più dietro ma davanti, ma come si facilita questa apertura a livello molto comunitario di base? Il pilota nel Malmo, quanta energia ha messo la città proprio fisicamente per mettere insieme le comunità, i giovani, iniziando a parlare di tutto questo, quindi l'apertura in senso fisico, reale, ma anche in senso digitale. È molto importante per co-creare insieme, in modo che ci sia più fiducia e più partnership sostenuto e condiviso. Un commento rapido su ciò che penso che sia uno dei problemi più principali per l'implementazione di questi progetti, come impegnare le comunità. Non solo come impegnarle, ma anche come motivarle, come sostenerle e potremo vedere diversi modi per rispondere a ciò e credo che sia molto importante i nostri punti di vista, i nostri problemi anche Questo è qualcosa che veramente apprezzo, la gente che dice, beh, abbiamo questi problemi, ci stiamo riflettendo sopra e cerchiamo di trovare una soluzione creata dal gruppo, un co-designing della soluzione appropriata per il caso. Un altro commento che vorrei condividere con voi, abbiamo parlato molto
del processo bottom up, dal basso verso l'alto, quindi guidati dai cittadini. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che è altrettanto importante avere anche lo sponsorizzazione, sponsorizzazione forse è la parola sbagliata, cioè il sostegno del top. Il top che sostiene queste attività dal basso. Non vuol dire che è un'iniziativa dall'alto verso il basso, ma c'è un buon equilibrio della partecipazione ed è una raccomandazione molto forte con cui che vorrei lasciarvi. Sì. Cerco di fare un passo indietro e poi dopo incapsulare il tutto, i due punti che ho sentito importanti. C'è stato un blending, un mix del passato e del presente, del vecchio e del nuovo, dell'alto e del basso, ciò che è fisso e ciò che è fluido. Se si traduce questo in un luogo e nell'esperienza dei luoghi, si può dire che ci sono cinque modi per guardarlo. Ciò che viene descritto come luoghi di ancoraggio, riancoraggio, molto riguarda questo, e l'ho visto, luoghi di possibilità e di opportunità, questi sono descritti, luoghi che collegano internamente ed esternamente, luoghi che forniscono un ambiente di apprendimento e quindi riflessioni. E poi ho sentito anche che c'era un elemento che viene descritto come luoghi di ispirazione potenziale. Questo è un quintetto, che questo rappresenta la mia breve riflessione. Vorrei aggiungere a ciò che ha detto Charles, che si collega al contesto globale. Le città, per noi, impariamo dalle città, però alla fine della giornata c'è la creazione di valore e la sua dimensione, e quindi le città come valore, non dimentichiamolo, perché si collega allo spostamento delle placche tettoniche globale, quindi che le città rispondono a questo, conservare ciò che hai, ma creare qualcosa di nuovo. E quindi questo è molto difficile in questo contesto che si muove costantemente e quindi ci si allontana dai vantaggi di costo ai vantaggi creativi, il che vuol dire un modo totalmente diverso di fare il business. Mi piace camminare in un bel parco, godermelo, ma sto creando valore qui a un certo punto da un certo punto della mia vita. Come farà questa Smart City aiutarmi a fare questo meglio, in maniera più sostenibile? Quindi non dimentichiamo che c'è una nuvola generalizzata in alcuni casi, in alcune città, quelle città che erano ancorati nell'industrializzazione del XX secolo, del paradigma della città macchina, e quindi spostarsi a un concetto di città nuova non è che sarà molto molto facile per loro se vogliono preservare la creazione valoriale nella dimensione che conoscono. Beh, c'è un pensierino che mi è venuto in mente. Beh, credo che la sfida è il cuore di tutto, cioè generare cose che, non so se funziona in inglese, ma proviamoci, che danno valore e hanno valore simultaneamente, e quindi è possibile fare questo, e che implica un modo di approcciare i progetti che riguarda anche all'interno del sistema economico che stiamo cercando di creare. E credo che questo sia il trucco della Smart City. E il concetto che era implicato implicitamente, insomma, sottinteso, è quello che ci vuole un cambiamento di comportamento dei soggetti, della comunità, in luoghi diversi, a casa, nel quartiere, nel cortile, nel comune, nel centro città. Quindi l'esigenza di cambiare il pensiero in modo diverso, il nostro comportamento, del modo in cui utilizziamo la tecnologia, in modo che creano benefici per noi, ma che fa parte anche della nostra comunità, quindi da un contesto sociale o un contesto legato al luogo. Un commento solo che riguarda le trasformazioni societali
e ovviamente quelle di comportamento che ne fanno parte. Credo che in questi processi di co-design, di co-creazione, stiamo modificando anche la cultura dell'innovazione in una città. E mi aspetto quindi che in questo processo in divenire trasformiamo anche la città in ecosistemi innovativi e creativi che possono veramente rispondere ad alcune delle sfide della nostra società, come la creazione di lavoro, la creazione di ricchezza e così via. E credo che questo si sposti in quella direzione e possiamo anche percepire degli elementi che vanno in questa direzione. Un ultimo commento velocemente. È molto interessante sentire come alcune città parlano di ascoltare sulla Commissione europea, sulle politiche nazionali nel contesto di Milano. Altri parlano di ascoltare le persone, ascoltate ai vicini. E quindi chi guida, chi è il driver in questa transizione? Chi è? Chi ci guida? Chi è il leader in queste smart city e i loro progetti? È qualcosa che il luogo specifico, la realtà specifica può negoziare, ma anche riconciliare dal punto di vista del luogo stesso e delle persone che vi abitano e che ne godono dei suoi servizi.